Ciao a tutti salmoni, eccoci qua di nuovo per un'altra puntata del podcast che è il fiore all'occhiello dell'Arsenale Salmon, ovvero Turisti per Casa, un podcast che vi porta a spasso comodamente da casa o dove voi siete, per quella che è per alcuni di voi, per molti di voi anche la casa, cioè Verona. Andiamo a scoprire tutti quegli aspetti più nascosti e più interessanti di un territorio che ci circonda. E quindi non c'è viaggio più bello che ci porti alla scoperta di quello che è alla nostra portata tutti i giorni. E siamo qui con un ospite d'eccezione che è Igino Mengalli, che ci ha già raccontato di Santa Lucia, la leggenda della Santa, un podcast che vi consiglio di recuperare se non l'avete ascoltato, e oggi ci porta in un altro viaggio incredibile che è la scoperta del Palio di Verona. E il primo passo, il punto di partenza di questo viaggio sarà la celebre Porta Palio, giusto Gino? Certo. Non è l'origine del palio, quella relativa alla porta, perché il palio è molto più antico della porta, ma tutti i veronesi sanno che esiste Porta Palio, Corso Porta Palio, e questo nome è diventato così consueto, questo termine, però pochissimi sanno perché si chiama così. Sta evidentemente a significare che anticamente lì vi si correva un palio. Vorrei soffermarmi proprio su questo monumento perché è uno dei più insigni che abbiamo a Verona ed è il capolavoro di Michele San Micheli, universalmente riconosciuto come suo capolavoro. Chi era Michele San Micheli? Siamo nel 500. San Micheli è un grande architetto. Si chiama così perché è nato a San Michele, quindi nella periferia della città, e da lì nasce il suo cognome San Micheli, dal luogo di origine. Ha lavorato a Roma, dove ha progettato e costruito importanti chiese. È famoso per aver lavorato per lunghi anni al Duomo di Orvieto, bellissimo monumento anche questo, dell'architettura rinascimentale. Sapete che quelle costruzioni duravano secoli, ecco, per una fase della costruzione è stato lui il responsabile, l'architetto, ma è diventato famoso perché a un certo momento tornò a Verona incaricato dalla Serenissima Repubblica di Venezia ad essere l'architetto militare della Repubblica Veneta, e in questa veste lui costruì ovunque nella Repubblica Veneta fortificazioni, porte meravigliose, dagli influssi chiaramente classici, interpretati a modo suo, dopo aver visto anche le costruzioni più importanti realizzate per esempio a Roma, dallo stesso Michelangelo, eccetera. Ma non solo architetto militare, per la cui funzione diciamo divenne poi anche il promotore, l'iniziatore, il punto di riferimento di tutti gli architetti militari europei che successivamente si ispirarono a lui per le difese delle città. Dopo vedremo anche perché. Ma oltre a questo, lui a Verona, che era a casa sua, realizzò per esempio San Giorgio in Braida, la prima cupola costruita a Verona. Siamo nel 500, non molto dopo Michelangelo. Così pure anche Madonna di Campagna, così pure il Lazzaretto, ma anche palazzi importanti come il Palazzo Canossa, il Palazzo Bevilacqua e molti altri. Ispirò, anche se non fu lui a progettarlo, ispirò però il progetto del Palazzo della Gran Guardia, e costruì le porte più importanti che abbiamo a Verona. Siamo all'inizio del 500, quando a seguito della guerra della Lega di Cambrai, i veneziani, riconquistata la città, decretarono la spianata, la spianata militare intorno alla città, in maniera che attorno alle mura della città vi fosse uno spazio totalmente libero
per non poter permettere a nessun eventuale aggressore di avvicinarsi alla città non visto. E affidarono a Michele San Micheli la costruzione di quelli che noi chiamiamo i bastioni e le porte monumentali che oggi conosciamo. Sono ancora quelle. Ideò e costruì queste fortificazioni ricalcando, diciamo, il percorso già fatto da Can Grande della Scala, perché la prima fortificazione in quell'area lì, in quel circuito lì, è quello di Can Grande. Si chiamano le mura di Can Grande, ancora sulle colline retrostanti la città. Lui ricalcò questo schema, però costruendo dei manufatti davvero incredibili. Fu il maestro di Andrea Palladio. Andrea Palladio si ispirò molto dei suoi progetti proprio al San Michele. Però non è che lo valorizzi molto, ma è un grandissimo personaggio. Abbiamo incontrato per esempio un'associazione che si occupa di fortificazioni militari in tutta Europa, con sede a Parigi, i quali esaltano il San Michele in maniera che noi non ci possiamo credere, per le sue idee, per le sue intuizioni, per quello che fece. E costruì Porta Palio, che è considerato il suo capolavoro. Ora vorrei leggervi una paginetta, spero che non stancarvi, su che cosa dice Giorgio Vasari, critico e storico dell'arte antesignano, pittore famoso a Firenze, vero, conosciamo i suoi affreschi nel Salone del Cinquecento, architetto, ricordiamo soltanto la Galleria dei Vasari che attraversa l'Arno per unire Palazzo Vecchio con le abitazioni dei Medici, oggetto di studio e di misteri anche in tutto il mondo. Ma fu anche un grandissimo critico dell'arte, storico dell'arte, e lui descrive tutte le più importanti opere che ci sono nelle città italiane, di tutta l'Italia. Quindi un lavoro davvero incredibile. E sentiamo cosa dice del San Michele. Parte dalla costruzione di Porta Nuova, che sembrava una cosa magnifica. Questa venne fatta un po' prima di Porta Palio, restaurata fra l'altro questi ultimi mesi. Adesso all'interno si vede la sua cromatura originaria. Porta Nuova, fatta con tanto giudizio, spesa e magnificenza che niuno pensava potersi fare per l'avvenire altra opera di maggior grandezza né meglio intesa. Quando di lì a pochi anni, siamo nel 1542, di lì a pochi anni il medesimo San Michele fondò e tirò in alto la porta detta volgarmente dal Palio, più bella, grande, meravigliosa e intesa ottimamente. È di vero, questo architetto ha pareggiato gli edifici e fabbriche degli antichi romani. Quest'ultima porta è dalla parte di fuori d'ordine dorico, lo stile dorico, con colonne smisurate, striate, tutte secondo l'uso di quell'ordine, le quali sono otto, si vede dall'immagine, le quali sono otto in tutto, poste a due, quattro tengono il foro in mezzo, il foro sarebbe la porta del passaggio vero e proprio, con l'arme dei rettori della città, e le altre quattro, similmente a due, fanno finimento negli angoli della porta, la quale è di facciata larghissima e tutte di bugne, non rozze ma pulite e con bellissimi ornamenti. Il vano della porta rimane quadro, ma d'architettura nuova e bellissima. Sopra è un cornicione dorico ricchissimo. Dalla banda verso la città vi fece il San Michele una bellissima loggia, di fuori d'ordine dorico e rustico e di dentro lavorata alla rustica, con pilastri grandissimi che hanno per ornamento colonne di fuori tonde e dentro quadre, e nella cima un cornicione pur dorico ed intagliato che gira tutta la loggia. Insomma, quest'opera è meravigliosa, onde ben disse il vero Sforza Pallavicino, che era il comandante militare, no, dell'epoca,
governatore generale degli eserciti veneziani, di non potersi in Europa trovare fabbrica alcuna che a questa potesse in un modo agguagliarsi, la quale fu l'ultimo miracolo di Michele. Quindi veramente un elogio straordinario, no, di questo artista. Potrete poi vedere delle immagini le quali si vede l'interno e l'esterno che è appena stato descritto, con questi immensi archi. Passandoci vicino non si ha immediatamente questa idea, perché Porta Palio si trova in una zona bassa della città. Se voi ci pensate, da via Città di Nîmes per andare a Porta Palio si deve fare una discesa notevole, anche di parecchi metri, e Porta Palio è lì in basso, motivo per il quale frequentemente veniva invasa dalle acque dell'esondazione dell'Adige, per cui spesse volte non si poteva percorrere, tant'è vero che per molti anni si chiamò anche Porta Stupa perché veniva chiusa. E quindi stiamo in una zona per cui non se ne vede l'imponenza, però se si entra e si guarda la dimensione di queste colonne, di questi archi, si rimane veramente stupiti. Sopra vi erano due cannoni e servivano per la protezione della città. Ma infatti, scusa se ti interrompo, sì? Io sono stato dentro Porta Palio 2-3 volte e è vero, quando sei dentro c'è un'idea di una dimensione è enorme, e da fuori sembra molto stretta, in realtà è gigantesca. Le forme, le dimensioni sono davvero gigantesche, tanto che, dice bene il Vasari, ricordano le grandi costruzioni romane. Pensiamo all'arena, pensiamo agli archi, gli archi di trionfo. Ecco, cioè, è questo tipo di architettura che lui fa propria, insomma, imitando lo stile appunto classico. Ma dal punto di vista militare ebbe qua un'idea davvero geniale. Costruì quella che si chiama, sarebbe bene una volta andare a fare una visita guidata a verificarlo, ideò quella che si chiama la galleria di contromina. Cosa vuol dire sta roba? Quando una città era fortificata con le mura e porte così, gli eventuali assedianti cosa facevano? Scavavano, partendo da lontano, una galleria sotterranea e arrivavano fino alle fondamenta, diciamo, senza essere visti, perché erano sottoterra con le mine, e andavano fino a ridosso delle mura o delle porte della città, le riempivano di esplosivo, facevano saltare e aprivano una breccia. Allora San Michele ideò la galleria di contromina per contrastare questo tipo di pericolo. Ed è una galleria che c'è tuttora, si vede l'immagine, che è piccola, ci si passa praticamente uno alla volta, è appena appena in piedi, che unisce le porte, quindi all'esterno delle mura della città, distaccata un po' dalle mura. E questa galleria era presidiata sempre con dei militari che la percorrevano, attenti se sentivano dei rumori, oppure mettendo delle contenitori di acqua appoggiati al muro della galleria, e se vedevano che questi tremavano, l'acqua si muoveva, significava che all'esterno qualcuno stava scavando, e quindi intervenivano. Ma anche se fossero gli aggressori riusciti a arrivare pensando di arrivare alle mura, in realtà sarebbero arrivati alla galleria e lì sarebbero stati quindi scoperti e bloccati. Idea geniale che dopo di lui fu applicata a tante città europee, fra queste Vienna, che si salvò dall'assedio dei saraceni per questa idea. Quindi questa è Porta Palio. Noi ne parliamo perché era la porta che prende il nome però dal palio di Verona. Ma diciamo, questa del San Michele e del Vasari non è la citazione, la testimonianza più antica dell'esistenza di un palio. Adesso dobbiamo fare un salto molto più indietro nel tempo. Andiamo a scomodare innanzitutto il nostro concittadino, possiamo dire concittadino, Dante Alighieri.
Dante Alighieri, che come sappiamo visse a Verona per due notevoli periodi della sua vita. Qua scrisse sicuramente il Paradiso, ma probabilmente anche il Purgatorio, nelle due, e parte dell'Inferno. E Dante, vabbè, lui cita Verona in varie occasioni, lui ne parla quando, imbeccato un po' dal suo antenato cacciaguida, ecco, si sente dire: lo primo tuo rifugio, lo primo ostello sarà la cortesia del gran Lombardo che in sulla scala porta il sacro uccello. Non è Can Grande questo, è lo zio Bartolomeo della Scala, che era vicario imperiale, quindi c'è la Scala, Scaligeri, e sopra il sacro uccello l'aquila imperiale. Però gli dice anche: imparerai, saprai, capirai quanto sa di sale lo pane altrui, perché l'ospitalità era sempre molto gradita, però diventava pesante a un certo momento, no? E capirai quanto sa di sale lo pane altrui, non detto che diciamo ancora oggi. E l'ha fatto qua a Verona, l'ha scritto lui per primo qua. E dice anche: e capirai quanto è duro calle salire e scendere dalle altrui scale. Cale vuol dire strada, camminare, e quanto è duro andare su e giù per le scale altrui. Scale sta per Scaligeri, naturalmente. Ecco, ma per quello che riguarda la nostra storia del Palio, ci dobbiamo rifare al quindicesimo canto dell'Inferno, quando Dante incontra suo amico e maestro Brunetto Latini. Vi leggo un paio di versi dove lui cita: siamo nel girone dei sodomiti. Lui gli vuole molto bene a Brunetto Latini, lo ammira, però non, per questo non è che gli perdoni il fatto di essere sodomita, tutt'altro, lo mette nel girone dei sodomiti. Quando Dante con Virgilio arrivano lì, dice così Dante: così, mentre incontra un gruppo, ecco, i sodomiti sono condannati a dover correre sempre e inseguiti da una torma di demoni. E a un certo momento si ferma un gruppo di questi, osservano Dante e Virgilio, e Dante dice: così, adocchiato da cotal famiglia, fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: qual maraviglia! Chinando la mano alla sua faccia risposi: siete voi qui, ser Brunetto? Pensate tanto, gliel'ha messo lui e fa questa domanda meravigliata: siete voi qui, ser Brunetto? E quegli: o figliuol mio, non ti dispiace se Brunetto Latino un poco teco ritorna indietro e lascia andare la traccia, cioè se mi fermo un attimo a parlare con te dei tempi che abbiamo vissuto insieme, praticamente. E dopo aver parlato a lungo, gente vien, dice Brunetto Latino, con la quale esser non deggio, era la torma di demoni che li inseguiva. Siete raccomandato il mio tesoro. Cos'è il tesoro? È l'opera di Brunetto Latini, Le Trésors. Lui scrisse una specie di enciclopedia in francese, e il tesoretto anche in italiano, il primo dizionario italiano, possiamo dire, nel quale io vivo ancora e più non cheggio. Poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna, e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde. Dante, vediamo che dovendo inserire nella Divina Commedia, o ricordare, o prendere un esempio di un palio, di una corsa che non si chiamava ancora così, fa riferimento esplicito a quello di Verona. Questo significa sicuramente una cosa, che questo era il più popolare in Italia, altrimenti avrebbe parlato di quello di Siena. Lui chiaramente l'ha visto qua a Verona, che sa che è il più conosciuto, e quindi per fare un esempio fa quello di Verona. Poi scusa se ti interrompo. Sì, mi fa anche un po'
diciamo, specie pensare che un Palio che all'epoca in cui Dante scrive l'Inferno ha già 100 anni e quanto deve essere parso antico e prestigioso a Dante già allora questa cosa. Sì, perché ecco, diciamo, era il più popolare, ma come dici tu giustamente, noi qua almeno affermiamo, nessuno ci ha smentito, che quello di Verona sia il più antico. Vedremo poi il documento, perché si corse certamente la prima volta almeno nel 1208. Ora, fino ad oggi si è sempre detto che il Palio, la corsa del Palio più antica sia quello di Ferrara, che si corse nel 1259, però quello di Ferrara, ma qua da noi si è corso 51 anni prima. Non solo, c'è un riferimento nelle cronache cittadine e negli statuti albertini, quelli di Alberto della Scala, che stabiliscono il regolamento della corsa del Palio, c'è un riferimento a una cosa analoga già effettuatasi almeno 20 anni prima ancora. Si parla del 1194, la festa di tutto il popolo, totis populi, di tutto il popolo nel latino macaronico che si usava allora naturalmente. Però certamente sicuramente nel 1208, e questo fa proprio poter dire che se dobbiamo confrontarli con quelli altri che si conoscono, questo è il più antico, quello di Arezzo, quello di Livorno, quello di Ferrara, quello di Asti, e Ferrara si è sempre detto a tutti gli studiosi che è il più antico, però questo si è corso prima, ecco. Quindi è il più popolare ed è il più antico. Non si chiamava Palio, ma noi affermiamo, e anche qua nessuno ci ha smentito fino ad oggi, essendo il più antico, che probabilmente il termine Palio sia nato a Verona. L'abitudine di chiamarlo corsa del Palio sia nata qua. Perché si può pensare questo, essendo, ricordandosi che era il più antico? Perché questa era una gara, no? O meglio, erano quattro gare. Era una gara. Al vincitore di questa gara veniva donato come premio un drappo di lana. Sappiamo che Verona e la signoria Scaligera basavano la loro economia principalmente sull'arte della lana. Quindi l'allevamento delle pecore, la produzione della lana, in corte sgarzerie si sgrezzava la lana cosiddetta, si costruivano i drappi di lana, famosi erano i drappieri, che erano i commercianti di questi panni di lana, di queste pezze di lana che venivano vendute in tutta Europa. L'economia scaligera era basata soprattutto sull'arte della lana. Abbiamo un monumento alla pecora a Verona. Penso che sia l'unica città dove esiste un monumento alla pecora. Non so dove sia, illuminaci. Allora, davanti, quando tu finisci il corso Porta Palio, se tu giri a sinistra, sì, imbocchi il ponte della Vittoria. Anticamente si chiamava il ponte dei strachi. Degli strachi. Ma è un'altra storia questa. Ponte della Vittoria. Prima del ponte, sulla destra, c'è una colonna in un giardinetto. Sopra la colonna c'è una pecora. È vero. Questa è stata fatta proprio da coloro dall'arte della lana, diciamo, per ringraziare la pecora che dona la lana. E loro possono fare tutti questi. C'erano i tintori, era un'industria vastissima. A Verona il premio per questa gara era un drappo di lana, che in latino si chiamava pallium. A Verona il premio era un pallium, palia in plurale. Che cos'è il pallium? Appunto, è un drappo di lana
il nome deriva da quel manto che usavano gli antichi romani da mettere sopra la toga, che si chiamava pallium. Anticamente si usava anche mettere un drappo di lana intorno all'altare delle chiese, specialmente all'inizio del cristianesimo, che si chiamava paliotto. Ancora oggi la parte anteriore dell'altare si chiama paliotto, ma prende il nome da questo. Ancora oggi, quando il Papa crea dei cardinali, dona loro una stola fatta con la lana bianca di un agnello e lo chiamano il palio. Tutto deriva dalla lana, dalla lavorazione della lana, dai drappi di lana. Il drappo era un pallium. Noi affermiamo, finora nessuno si è smentito, che un po' alla volta il premio abbia dato il nome alla gara. Quindi non era più la corsa, la gara, ma era per vincere il pallium, quindi la corsa del pallium, la corsa del pallium. È logico questo, è logico almeno pensare a questo. Ah sì. Perché era, allora non era proprio un pallium. Ecco, allora perché si svolgeva e si è corso, sapete, almeno dal 1208 fino al 1793, abolito in quell'occasione da Napoleone, perché non voleva più assembramenti, li temeva, e quindi venne cancellato. Si corse un'altra volta, ma più in maniera canzonatoria, organizzato dai francesi, ma non vi fu partecipazione dei veronesi, proprio perché odiavano la presenza di quelli che loro chiamavano, i veronesi chiamavano i barbari. Quindi al tempo di Dante però si chiamava ancora il drappo, la corsa del drappo verde. Ma qua maledizione, c'è una storia, una cosa che non quadra, c'è una cosa che non quadra. Adesso, per poter approfondire questo aspetto interessante, vi voglio leggere la testimonianza del primo storico veronese, che si chiama Gerolamo della Corte, a cui è intitolata una via in Borgo Venezia, fra l'altro, che scrisse l'Istoria di Verona. Si trovano su internet oggi, sono due grossi volumi, divisi in 23 libri ciascuno. Lui parte da Adamo ed Eva e arriva fino a quando morì. Gerolamo della Corte morì nel 1560. Il suo libro venne pubblicato 34 anni dopo la sua morte, da un suo allievo. Ma lui cessò di scrivere ed era arrivato all'inizio del 500, era arrivato lì quando morì, quindi smise la scrittura. Dico questo per un altro motivo, perché vedete, si può pensare che avesse cominciato a scrivere nel 1530, 1540, queste ricerche erano molto lunghe, non c'era internet, nemmeno Wikipedia per fare le ricerche. C'erano i libri. Dei manoscritti, le prime stampe, ma era una ricerca, ragazzi. Però lui poteva vedere i documenti originari che c'erano ancora, buona parte sono andati dispersi. E lui scrive la storia di Verona. Lo dico questo perché, apro qui una parentesi, perché lui parla anche della storia di Giulietta Romeo. E quindi tutti dicono è una leggenda, è una leggenda. Però nel 1530, quindi 70 anni prima di Shakespeare, più o meno, Gerolamo della Corte scrive di queste due famiglie in lotta tra di loro, di questi due giovani amanti, dal suicidio di uno e della morte dell'altro, con qualche nome diverso da quello che noi conosciamo, perché lui lo fa come resoconto storico. E ecco, interessante da vedere questa cosa. Va bene, chiudiamo e ringraziamo sia Dante che Shakespeare perché hanno prediletto Verona. Certo, anche se mi piace di più la chiave di lettura di Città di Dante che di Città di Giulietta Romeo. Sì, beh, se devo essere certo, sincero. certo. Bene, allora diciamo, come cominciò il palio? Vi leggo cosa scrive Gerolamo della Corte nella sua Storia di Verona. È nell'italiano del 1550 più o meno, ma
è fresco lo stesso ed è bello sentire cosa si scriveva in passato. Allora, siamo nel 1208 e dice: fu questa sua entrata in Verona la prima domenica di quadragesima, cioè di quaresima, dell'anno 1208. Che cos'è questo avvenimento che viene qua solo sottinteso? È l'entrata in Verona di Ezzelino II da Romano, detto il monaco, il padre del terribile Ezzelino III, quale ne fece, come sapete, di tutti i colori, e Dante stesso lo pone nel più profondo dell'inferno. Ecco, lui lottò contro i San Bonifacio, Ezzelino II da Romano, vinse, e nel 1208 arrivò in Verona quale liberatore, no? E per cui la città gli dedicò una grande festa di torneamenti, eccetera. Fu questa sua entrata in Verona la prima domenica di quadragesima dell'anno 1208. Il popolo, in memoria di così segnalata vittoria, fece molti torneamenti e feste. E fu per pubblico decreto ordinato che ogni anno in tal giorno si corressero 4 palii, scrivendo nel 500 della corte parla già di palii. In latino sarebbe palia, ma qua adesso pensiamo una italianizzazione, insomma, delle entrate del comune, cioè a spesa del comune. Non so se oggi questo sarebbe possibile. Credo. Uno che fosse di 12 braccia di panno scarlatino, al quale avessero da correre gli uomini. L'altro che fosse di 12 braccia di panno verde, al quale dovesse essere corso dalle donne. Il terzo che fosse di una pezza di valessio bianco, che dagli asini si corresse. E l'ultimo che fosse di una bellissima pezza di veluto cremisino, che dai cavalli interi fosse corso. 12 braccia, un braccio erano circa 65 centimetri. Cambiavano la città. Quello di Verona c'era il braccio corto e il braccio lungo, adesso tutti hanno il braccino corto, no? Esatto. E uno era per la lana e uno era per la seta. Allora era di circa 65 centimetri e l'altezza di questa pezza era circa il doppio del braccio, cioè circa 1,30 centimetri. Quindi era circa lungo 8 metri questa pezza. E quando è di velluto, capite che è un dono prezioso, è un dono prezioso. Fu anche ordinato che al secondo cavallo si dessero 2 mezzene di porco, molti autori l'hanno messo, bellissimo, e fossero di 4 pesi l'una, un gallo, l'aglio e altre cosette agli altri, come si costuma ancora oggi siamo nel 1530-1540 quando lui scrive. Fu parimenti ordinato che ogni anno s'avesse a bandire un mese innanzi questa solennità, a ciò che vi potessero da ogni parte concorrere persone, sia a vedere come a correre, come in effetti poi si fece. Perciò che si legge che in quei primi anni massimamente, nei quali si celebrava questo trionfo con molto maggior magnificenza e pompa e lealtà di procedere, che oggidì non si fa. Vi concorreva da quasi tutte le parti d'Italia infinita moltitudine d'onorati cavalieri e di nobilissime dame, di che la città montava in gran gloria e ne riportava reputazione appresso tutte le genti straniere. Abbiamo chiuso una parentesi all'inizio, sì, certamente si voleva celebrare questa battaglia, insomma. Ma perché si correva il palio? Per quale motivo? Che cosa lo giustificava secoli dopo? Il motivo era quello di una specie di fiera antelitteram. Cioè, a cosa serviva il palio? A mettere in mostra tutta questa moltitudine di gente che veniva, i prodotti più importanti che venivano fatti a Verona, che erano i drappi di lana ed erano i cavalli, gli allevamenti di cavalli. E quindi il palio era l'occasione per mettere in mostra questi due produzioni per favorirne il commercio e la vendita. Ecco il significato che ebbe. Poi, ma forse non minore ne riportavano i San Bonifazi, così scacciati come si trovavano, poiché
una tanto illustre e antica città si degnava così splendidamente di esaltare il trionfo. Questa è quella festa che anche oggi lì si costuma fare, l'ultima domenica di Carnevale. All'inizio era la prima domenica di Quaresima, ma qua si vede che successivamente viene portata l'ultima domenica di Carnevale. E perché questo? Perché ci fu la predicazione nel frattempo, nel 1400, di San Bernardino, a cui è stata dedicata la chiesa famosa qua vicino a noi. E quale fece di tutto perché non si facesse questa grande festa in una domenica di Quaresima. E la fece in maniera che venisse spostata alla prima domenica di Carnevale. E si corse sempre così. Poi successivamente, ancora nei secoli successivi, venne portata alla prima domenica di maggio, o comunque all'inizio di maggio. Ecco, dove cominciava il palio allora? Dove partiva? Principiava ben nel borgo di Santa Lucia, ma veniva per la strada stessa, come anche oggi lì si fa, e correvano fino al fiume dove ora abbiamo la chiesa di Santa Anastasia. E questa è la migliore opinione. Qua c'è una contestazione di vari storici. Qualcuno dice si cominciava da Santa Lucia, ma entravano dalla Porta dei Calzari. Lui dice si correva all'interno di Porta Palio. Altri che altrove. Ma è vero, probabilmente è possibile, anzi è presumibile, perché abbiamo detto prima che Porta Palio si trova in una conca. Quando era invasa dall'acqua, ovviamente lì non si poteva fare la corsa. Però il fatto che si corresse proprio lungo, quando era possibile appunto, che si corresse lungo questa direttrice, che altro non è che la via Postumia, è dimostrato da un'altra cosa, e lo dice lo stesso Dalla Corte. E c'è anche una stampa che vedrete nelle immagini, Verona città celeberima, che tutto questo percorso da Porta a Palio fino a Santa Anastasia aveva un unico nome. Come si chiama il tratto che da Porta a Palio va fino a Castelvecchio? Corso Porta Palio? Certo. E da Palazzo Castelvecchio fino ai Portoni Borsari, come si chiama? Corso Cavour. Corso Cavour. E dai Portoni Borsari fino a Santa Anastasia. Corso Porta Borsari. Corso Porta Borsari o Borsari e poi Corso Santa Anastasia. Esatto. Corso. Anticamente si chiamava il Corso. Cosa significa? Corso non significa che è una strada grande e dritta. Significa che vi si svolgeva una corsa che anticamente si chiamava il femminile. Non era, capito? Era la corsa e quindi anche la strada era corsa. E poi divenne corso. Si chiamava il femminile. Corso. Si chiamava il maschile. Oggi noi la chiamiamo invece la corsa al femminile. Era il corso. Anticamente, fino anche a 1600 inoltrato, tutto questo percorso si chiamava semplicemente corso. Da Porta Palio fino a Santa Anastasia si chiamava il corso, perché vi si svolgeva questo corso, questa gara. Ripeto, certamente in vari anni è stato spostato qua e là, perché non ci si poteva passare. La porta si chiamò per lunghi periodi Porta Stuppa, perché non era agibile. Partiva davanti alla chiesa di Santa Lucia Extra, che non è l'attuale, non è dov'è l'attuale, ma era l'incrocio tra via Albere e via Mantovana. In quell'angolo lì era la chiesa primitiva di Santa Lucia, e da lì partiva la corsa del Palio, o il corso del Palio. Ecco, allora, dalla chiesa di Santa Lucia partiva la gara dei cavalli, che dovevano essere interi. Significa che erano maschi stalloni, non erano dei castroni. Quindi animali pericolosi da cavalcare, perché venivano cavalcati a pelo. Berberi, dice, che vuol dire erano a pelo, cioè senza la sella.
Immaginate cosa vuol dire una gara così. Penso che quanti se ne saranno azzoppati di cavalli e quanti cavalieri saranno defunti in questa, perché era una corsa veramente pericolosa. Per quello che corse in linea così non se ne fanno più, e viene molto contestato anche quello di Siena, certo, perché sempre si fa male qualcuno, no? Quindi cavalli interi partivano da Santa Lucia. C'è una corsa di asini, abbiamo sentito, che partivano da Santa Lucia Intra. Santa Lucia Intra, sappiamo che è entrati da Porta Palio, 200 metri più avanti sulla destra c'è la sagoma di una chiesa, che oggi è una caserma. La corsa degli asini partiva da lì, cioè era più breve. La corsa degli uomini partiva davanti alla chiesa di Ognissanti, che è praticamente di fronte a noi, era di fronte a noi. C'è il vicolo Ognissanti qua dietro, no? Certo. Partiva lì, c'era la chiesa di Ognissanti, c'è nascosta, ma c'è ancora la chiesa di Ognissanti. E le donne partivano dalla chiesa dei Santi Apostoli, poco prima di Portone Borsari. L'arrivo era per tutti a Santa Anastasia. Quindi queste erano le mosse, si chiamava le mosse, ancora oggi si dice quando si parte per andare a prendere le mosse. Ancora oggi a Siena si dice il mossiere, da dove i cavalli prendono le mosse, e il termine era invece la meta. Quindi le mosse, la meta. La meta era uguale per tutti, le mosse era diverse, perché era diversa nelle lunghezze. Allora, e adesso qua c'è questa curiosa storia. I premi, ci dice della corte, ma lo dicono gli statuti, e qua c'è anche un po' di diatriba, sia chiaro, sulle date, sugli anni. Però, qua appare un errore in Dante. Cosa assurda solo da dire. Impossibile. Assurda solo da dire, no? Perché dico questo? Perché vedi, la corsa dei cavalli interi era, diciamo, si dice ancora oggi, si mette in palio. Mettere in palio un premio, si dice ancora oggi, no? Pensate quante modi di dire che nascono da questa tradizione. Si mette in palio un premio, no? I cavalli interi, la corsa dei cavalli interi era una bellissima pezza di velluto cremesino, era velluto, tessuto pregiato, colore rosso, cremisi, ecco, ed erano 12 braccia, cioè circa 8 metri, e questo veniva vinto dai cavalli. Gli asini invece era una pezza di Valessio bianco, il Valessio o Valesio è un tipo di stoffa che oggi non si produce più, che comunque di un buon valore bianco. Quella degli uomini era 12 braccia di panno scarlatino, quindi questo non era pregiato come il velluto, insomma, era un certo pregio ed era messo in palio per gli uomini, per chi vincesse tra gli uomini. E invece per chi vinceva la gara delle donne avrebbe preso 12 braccia di panno verde. Ma maledizione. E Dante dice, caspita, spardi coloro che corrono a Verona in drappo verde per la campagna. Nota per la campagna. Perché dice per la campagna intanto? Perché, vediamo se c'è quell'immagine, no, non ce l'ho, perché la zona esterna della città, per una vasta zona, come si fa ad andare indietro? Guarda così, no, andiamo indietro, ah, perché era uscito dalla... La zona esterna della città, per una vastissima area, pensate che erano un'area di circa 21.000 ettari, era chiamata la campagna. La campagna, io avevo un'immagine che non trovo qua. Questo all'inizio, quando cioè l'arte della lana diventò fondamentale e arrivava, lambiva le colline moreniche ai piedi di
Viareggio, Custoza, sulla campagna, Sona, Palazzolo, fino all'Adige. Correva lungo la riva dell'Adige, arrivava ai bordi della città, di nuovo l'Adige giù verso Tombetta, giù a scendere fino a San Giovanni Lupatoto, e da lì, lungo la linea più o meno delle risorgive, un po' più a nord, arrivava fino a Tormine, che è poco sotto Mozzecane, e da lì risaliva un pezzettino il Mincio e arrivava a Valeggio. Quest'area immensa, che più o meno corrisponde all'antico Agro veronese, meglio l'Alto Agro, cioè quella zona, quell'area che è ghiaiosa, sassosa, che era adibita a pubblico pascolo, era di proprietà pubblica della Università dei Cittadini di Verona, perché di tutti erano liberi di poter andare a pascolare. Era un pascolo pubblico, vietato vendere, vietato costruire edifici, piantare alberi, perché era si chiamava la Campania Major Veronensis, 21.000 ettari, e tutti andavano a pascolare. Si chiamava anche però la Campania Erbeana, la campagna d'erbe, perché ci doveva essere solo erba per le pecore. Rimane qualche toponimo a ricordare questa cosa. Per esempio rimane Somma Campagna. Somma Campagna vuol dire sopra la campagna. E lì cominciano le colline, Somma Campagna è lì sopra e domina la campagna. Anche Caselle, che si chiamava in realtà Caselle d'Erbe, che senso avrebbe? Il suo nome storico era Caselle d'Erbe, perché era in mezzo alla campagna erbeana, la campagna d'erbe. Quindi questa era la campagna. Dante sa che una parte di questa gara si svolge nella campagna, perché dice, parla di coloro che corrono a Verona, il drappo verde per la campagna. Quindi lui l'aveva vista evidentemente, sapeva che quell'area era la campagna. La campagna poi si ridusse nei secoli, perché diminuì l'importanza dell'arte della lana a favore dell'arte della seta, da partire dall'inizio del 500, per cui questa campagna divenne più 1750, erano solo 3.000 ettari, e si chiamava ancora, una bellissima mappa, avrei voluto farvelo vedere, dopo se troviamo le immagini ve la lascio, che era, si chiama la campagna della magnifica città di Verona, era di proprietà pubblica. Quindi Dante sa che una parte si correva lì alla sua epoca, e questo Brunetto Latini parla di coloro che corrono a Verona nel drappo verde per la campagna, e parla di costoro quelli che vince, non colui che perde. Lui fa vincere Brunetto Latini, però gli offre il premio del panno verde, che è il panno della corsa delle donne. Dante è terribile. Perché? Perché così voleva, senza evidenziarlo troppo, far capire che lui era sodomita. Un pochino effeminato anche. Un po' effeminato. Ecco, questo è il motivo. C'è un'ultima cosa che vi vorrei dire. C'è questa bellissima immagine, se tu la puoi vedere, che si chiama Verona città celeberrima, con una R sola, dove si vede, siamo nel 1620 più o meno, Paolo Rigozzi, dove si vede il corso, questo portapaglio, guarda, c'è questo corso, a ben guardare si vede chi corre a cavallo, chi corre a piedi, sta a indicare la corsa del palio. Un altro aneddoto, siamo in orario, ancora 10 minuti, va bene, c'è un'altra cosa che vi vorrei dire. Anche perché poi devo chiederti qualcosa anch'io. Quindi. Sì, quando siamo verso la fine del 1400, a tramonto della signoria Scaligera, insomma, arrivano i Visconti, arriva anche Bernabò Visconti, signore di Milano, al quale fu data in sposa una nipote di Can Grande della Scala, che si chiamava Beatrice Regina della Scala, era il suo nome. Bernabò Visconti però fece anche un brutto gesto contro i veronesi. Per burla fece organizzare la corsa del palio, lui, facendovi partecipare solo i suoi soldati, offendendo i veronesi in questo modo, che insorsero, uscirono tutti dalla città e lo cacciarono via.
si ritirò. Stettero pochissimi visconti qua a Verona, eh. Comunque, ecco, li cacciarono arrabbiati per il fatto che venivano presi. Si può dire. Perché venivano presi in giro. Comunque, tornando adesso a un piccolo aneddoto che vorrei dirvi, Beatrice, regina della Scala, andò in sposa per Bernabò Visconti. Lei era una discendente della grande famiglia degli Scaligeri e Bernabò Visconti della grande famiglia dei Visconti. E per dono di nozze, Bernabò Visconti fece costruire in Milano una chiesa e volle che prendesse il nome della chiesa della famiglia di Della Scala, che era qua e che noi abbiamo ancora in Piazza dei Signori. Si affaccia a Piazza dei Signori, dietro le Arche Scaligere, la chiesa di Santa Maria Antica o Santa Maria della Scala. Era la chiesa della famiglia Della Scala, appunto. Bernabò Visconti fece costruire una chiesa in Milano dandogli lo stesso titolo, Santa Maria della Scala. Nel 1700 succede che i milanesi volevano costruire un grande teatro e demolirono questa chiesa e costruirono il grande teatro di Milano, che si chiama La Scala. Si chiama il Teatro alla Scala, per riprendere il nome di questa chiesa, che ha quindi una radice scaligera, una radice veronese. Si chiama Teatro alla Scala per questo motivo. Un'ultima cosa molto bella che vorrei raccontarvi è quella di una storia di Giacometto. Chi era Giacometto? Naturalmente, lungo il percorso del Palio. Ah, qua c'è anche, purtroppo questa foto è molto poco chiara, si vede quando i cavalli entrano attraverso l'arco dei Gavi, entrano in città, rappresenta la corsa del Palio, però purtroppo c'era il vetro davanti, non era possibile fotografarlo. Si trova al Museo Archeologico questo dipinto, fatto circa metà del Settecento. E lungo il percorso ovviamente c'erano delle pattuglie, delle milizie che dovevano controllare l'ordinato svolgimento della gara, che tutti, cioè, rispettassero il regolamento, che non ci fossero degli abusi, delle cose che non andavano bene, no? Come delle specie di giudici di gara lungo il percorso. Ora, uno di questi giudici pensò bene, mentre era lì di pattuglia, appunto, di controllo, di prendere un pennello, intingerlo in un colore rosso e scrivere, come un grafomane antilitteram, come i writer attuali, scrisse una frase sotto il davanzale di una finestra. Allora, se voi andate a vedere, in fondo a Corso Cavour, l'ultimo palazzo a sinistra, prima di Portone Borsari e prima quindi di girare a sinistra verso il Ponte della Vittoria, il palazzo d'angolo è il palazzo Carlotti. Osservando il palazzo, c'è un'entrata e ci sono delle finestre a sinistra e delle finestre a destra. Nella seconda finestra a destra, sotto il davanzale, c'è una scritta, ed è quella dipinta allora da questo Giacometto, il quale scrisse: AD 2 maggio 1710, il giorno de Palio, sono stato il sergente Giacometto di pattuglia a questo posto. Voglio dire, c'ero anch'io. Fortunatamente non è più stata coperta, si intravede ancora. Qua c'è l'immagine che la fa vedere anche. Questa è la finestra.